Professor Peter Salovey, l'Università di Yale sceglie Firenze per implementare per la prima volta a livello europeo un progetto sull'intelligenza cognitiva. Ci spiega che cos'è, in quanto noi riteniamo comunemente che l'intelligenza e l'emotività siano due cose ben distinte. Perché non è così? Tradizionalmente si è sempre pensato che vi fosse una sfera razionale e una sfera passionale distinte, per cui da una parte la razionalità, da una parte l'emotività. Quello che invece ci insegnano anche gli studi sulle neuroscienze è che il nostro sistema cognitivo ed emozionale sono strettamente connessi l'uno all'altro e che lavorino insieme. In particolare il sistema emozionale ci aiuta a pensare e quindi anche a risolvere problemi o a prendere decisioni adattive. L'idea che l'intelligenza emotiva possa essere applicata e insegnata nelle scuole si basa su anni di ricerche e di applicazioni del costrutto in centinaia di scuole. Quindi si vengono insegnati questi strumenti ai ragazzi in modo tale che poi li possano applicare nel mondo reale, quindi nella loro vita quotidiana. Come si misura l'intelligenza emotiva? C'è un modo per stabilire il quoziente intellettivo emotivo in questo caso? Crediamo che si possa misurare l'intelligenza emotiva, che appunto è definita come un'abilità, e per tale motivo deve essere misurata attraverso un test che misuri le abilità, per cui un test di performance in cui il soggetto debba dimostrare la propria intelligenza emotiva. Loro hanno sviluppato il MESCIT, che è il Myers-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, che è la versione per gli adulti, ma è stata adattata anche la versione per ragazzi, e loro vorrebbero creare anche quella proprio per bambini. L'area emozionale valorizzata anche nella vita pubblica, prima nella scuola e poi nel lavoro, anziché controllata e arginata. Quali vantaggi possiamo avere nell'educazione dei ragazzi, attenuare fenomeni sempre più importanti nella nostra società, come per esempio il bullismo? E nella vita sociale, nella vita con le altre, ci sono spesso situazioni di interazioni interpersonali in cui si debba anche lavorare in gruppi e sviluppare relazioni sociali. Sviluppare quindi le abilità di intelligenza emotiva e essere in grado quindi di riconoscere l'emozione propria ed altrui, di poterla comprendere, utilizzare, ma anche gestire, può fare la differenza e quindi ha un ruolo assolutamente fondamentale per lo sviluppo di relazioni interpersonali sane e per il benessere psicofisico del soggetto. These skills are especially important in those social contexts. Praticamente come si attua questo metodo, come si formano gli insegnanti e come si riconosce un insegnante che considera l'intelligenza emotiva dei propri alunni quando entra in classe? My colleague Mark Brackett has developed a curriculum. RULER is an acronym. Il suo collega, in particolare il professor Mark Brackett, ha sviluppato un programma che si chiama RULER. RULER è un acronimo che sta per Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing and Regulating Emotions e che può essere applicato sia agli studenti che agli insegnanti, i quali appunto sviluppano un ambiente e una classe con un clima emozionale adattivo per l'apprendimento e che riescono a sviluppare queste 5 abilità. Understanding, regulating and using emotions in everyday life. In buona sostanza, noi non abbiamo